Sicuramente però c'è un problema, ci sono moltissimi problemi per esempio con la pubblica istruzione, perché i presidi hanno, come dire, l'Associazione Nazionale dei Presidi, il cui preside Antonello Giannelli, ha detto: ho il sospetto che la tempistica dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato. E c'è il rischio che la scuola abbia notizia dei risultati dei tamponi effettuati solo diversi giorni dopo. Più grave ancora è l'accusa che viene fatta dall'ex ministra della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, che ha denunciato in una lettera al Foglio recentemente che il sistema di rilevazione dei contagi delle classi in quarantena, insomma, è stato messo da parte. Che di fatto in questo momento il sistema scolastico di controllo è saltato. Che risposte ha su questo? Allora, intanto dico che sicuramente è importante il ritorno a scuola. Alla fine le scuole sono dei luoghi sicuri dove si sta in maniera ordinata, con le mascherine, con il distanziamento. Ed è importantissimo dal punto di vista sociale. Noi abbiamo visto le maggiori associazioni anche di psicologi, quali sono i risvolti e soprattutto, secondo me, anche di equità sociale. Pensiamo in molte zone d'Italia, specie magari più a sud di noi, da dove vengo io, dove ci possono essere ancora persone che hanno poca possibilità di accedere alla rete wifi, di collegarsi, di connettersi, e questo l'abbiamo visto anche con i test invalsi, che cosa ci è stato dato come lezione appresa. È ovvio che bisogna fare il tracciamento, il testing è importante. Noi ci siamo attivati già prima di Natale, ovviamente dando una mano a quello che devono fare le regioni e le province autonome, immettendo delle risorse anche della difesa qualificate, ovviamente in maniera puntiforme, che non possono essere la panacea di tutti i mali. Però proprio in quest'ultimo decreto che lei citava sono state stanziate circa 92 milioni e mezzo proprio alla struttura commissariale, cioè è stato dato alla struttura commissariale la possibilità di utilizzare fondi che già avevamo sul conto della struttura per fare che cosa? Per fare questo, cioè sostanzialmente quando un alunno diventa contatto di un positivo, questo è per le scuole secondarie di primo e secondo grado, quindi medie e superiori, la famiglia chiama il medico di medicina generale o il pediatra, il quale valuta il tipo di caso e comunque fa una prescrizione. Con questa prescrizione l'alunno, il ragazzo, può andare direttamente in farmacia o nelle altre strutture convenzionate e gratuitamente può fare un tampone. Mi sta dicendo che di fatto abbiamo superato il tracciamento? Di fatto noi dobbiamo essere pragmatici, cioè quando parliamo di questo numero di casi noi abbiamo dei limiti fisici, quindi chiaramente questo però è notizione per me, noi il tracciamento diamo, diciamo, di fatto che non si possa fare, questo è comprensibile, insomma, no? Questo, visto di che fatto, i numeri sono questi. Allora, questo è un ausilio, poi chiaramente le ASL fanno il loro mestiere e quando ce lo richiedono, noi in questo momento la difesa è presente con dei team in 14 regioni in maniera, ripeto, quindi, puntiforme. Posso dire questo, noi passiamo dal tracciamento direttamente alla possibilità di curare i positivi immediatamente. Cioè, questo è un cambio proprio. Praticamente il positivo può, oltre a quello che dice l'ASL, oltre al medico di medicina generale o al pediatra, che in alcune regioni sono convenzionati e fanno anche loro i tamponi, in questo momento erga omnes può essere inviato, se è un alunno della scuola media o superiore, direttamente in farmacia o altre strutture convenzionate a fare il tampone in modo da verificare. E a chi succede, a chi rimane a scuola, si applicano le regole che sono state, diciamo, fatte finora? Per tre si va in DAD a una certa età, per uno è stato graduato in funzione di che cosa? Di quella che è la percentuale delle vaccinazioni. E chiaramente i bambini che non sono proprio vaccinati, parliamo dei nidi, quelli al primo caso si va a casa, quegli altri hanno tutta quella gradazione che è dovuta al fatto che nella classe 12-19, in quella platea, noi abbiamo il 75% di ragazzi che sono completamente vaccinati e circa l'85% che ha avuto almeno una somministrazione. Okay. Chiaramente nei 6-12 che abbiamo appena iniziato, nei 5-11, chiedo scusa, siamo al 14%, quindi quella gradazione è stata fatta in maniera scientifica.